vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte. Questa è la sensazione che ho provato quando sono andata in Sudafrica. Un viaggio incredibile, meraviglioso, entusiasmante. Una terra immensa e molto molto particolare. La cosa che mi ha stupito tantissimo del Sudafrica è che era completamente diversa dal mio immaginario africano. Avendo visto Kenya piuttosto che Tanzania, Madagascar, pensavo di ritrovare la stessa situazione. E invece il Sudafrica è altro. Percorso in Sudafrica tantissimi chilometri, da Johannesburg al Kruger, e la sensazione che ho avuto è di trovarmi in tutti i posti tranne che in Sudafrica. Mi è sembrato di essere in Colorado, mi è sembrato di essere nelle cittadine del Maine, e mi è sembrato di trovarmi anche nelle nostre campagne piene di culture. Abbiamo deciso di partire il nostro viaggio da Cape Town, quindi volo via Doha su Johannesburg e volo interno su Cape Town. Cape Town è una città particolarissima, cosmopolita, piena di ritmo, molto moderna e mi ha affascinato molto. La cosa particolare è che la colazione la facevamo da un barbiere e questa cosa mi affascinava tantissimo. Nella città, la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di andare a una messa gospel. Essendo arrivati di domenica, ci siamo fatti guidare e siamo andati nella township, che è la zona dove abitano le persone di colore, e abbiamo assistito a una messa gospel. È stata divertentissima. La nostra scoperta di Cape Town poi si è sviluppata salendo sulla Table Mountain, che è una montagna completamente piatta, e da questa montagna si vedeva tutto il golfo e Cape Town dall'alto. Le nostre escursioni poi si sono spostate a Cape Point e Capo di Buona Speranza, che sembrerebbe il punto più profondo dell'Africa, e invece no. Però è il punto in cui si incontrano i due mari, quindi l'acqua fredda dell'Atlantico e l'acqua calda dell'oceano, e formano come il confine. E dopo di questo abbiamo fatto la costa e siamo andate a Simon Towns a vedere i pinguini. Lì ci siamo resi conto che abbiamo perso quasi tutta la mattinata correndo e giocando con questi piccoli esserini che sembravano tutti uomini in miniatura. È stato divertentissimo. Abbiamo percorso ancora la costa e ci siamo spostati a Hermanus. Hermanus è una città molto strana. Come dicevo prima, l'ho trovata come una cittadina del Maine, una cittadina di porto con la nebbia abbastanza grigia, molto molto strana secondo me. E lì siamo andati per poter vedere le balene. Essendo andate in ottobre, è proprio il periodo in cui passano le balene, e quando sono in branchi si riesce a vederle anche dalla costa. Noi purtroppo non siamo stati così fortunati, quindi abbiamo preso la barca e siamo andati a cercarle. Abbiamo trovato la balena col suo piccolo ed è stata veramente un'esperienza fantastica. L'escursione che abbiamo fatto è stata a Robben Island, e già all'Imbarcadero si ha questa percezione della sofferenza, perché
perché ci sono tutti i filmati, ci sono le cronache, ci sono i manifesti di ciò che è successo negli anni e della lotta contro l'apartheid. E ci siamo imbarcati e siamo andati a Robben Island. Robben Island è l'isola dove è stato imprigionato Nelson Mandela per 27 anni ed è stato molto toccante. La guida ci ha portato nei luoghi toccati da questi prigionieri e anche nella cella di Nelson Mandela. La cosa che più mi ha scioccato è stato vedere nella mensa un cartello dove c'era il menù diviso tra bianchi e neri. Un'altra bellissima escursione che abbiamo fatto è stata a Stellenbosch. Il Sudafrica è anche la terra dei vini e Stellenbosch, come altre cittadine nei dintorni, a circa 45 minuti di strada da Cape Town, sono state fondate dagli Ugonotti quando sono scappati dall'Olanda e hanno cominciato a coltivare il vino. Nella zona ci sono tantissime cantine e noi siamo andati a visitarne una, abbiamo fatto una splendida degustazione. Stellenbosch è una città molto vivace, una città universitaria e quindi piena di gioventù. Sembrava anche qui di non essere nel Sudafrica, ma forse perché nel nostro immaginario si pensa a territori diversi. E molto vivace, come dicevo. E la cosa particolare è che ci siamo trovati in una manifestazione studentesca e quindi ci sembrava di essere in un film. Dopo questa settimana a Cape Town e sulle zone della costa, abbiamo preso un volo su Johannesburg. A Johannesburg abbiamo noleggiato una jeep e ci siamo diretti al Kruger. Abbiamo fatto circa 600 km e siamo arrivati da Alberto. Alberto è un italiano che ha una casa meravigliosa appena fuori il Kruger e ci ha ospitato e mi è sembrato di vivere un sogno. Questa casa immensa, tipica africana, che su un fiume dove passavano gli ippopotami e quindi era come entrare in contatto con la natura ed è quello che cercavamo sulla seconda settimana. Se posso dire l'iniziazione nel Kruger, perché poi l'avremmo gestito da soli, nel senso che abbiamo fatto un paio di safari con lui e ci ha dato le indicazioni e i comportamenti da seguire all'interno del Kruger. Dopo 2 giorni passati con Alberto, siamo entrati veramente nel Kruger e abbiamo dormito in 3 tappe all'interno del parco, in rest camp. L'esperienza del Kruger è qualcosa di veramente impattante. Abituata ai safari del Kenya, questa viene tutto amplificato all'ennesima potenza. Siamo riusciti a vedere 53 leoni, a vedere tutti i Big Five, a incontrare il rinoceronte. Tutte le volte che si usciva, e uscivamo mo molto presto all'alba e stavamo in giro nel parco fino alle 17, cioè si riusciva a incontrare ogni situazione con gli animali. Era impossibile non vedere gli animali. E una cosa molto bella che abbiamo visto è stata una mamma con 3 cuccioli che
che stavano scendendo da una roccia, noi eravamo appostati su un ponte ed è stato molto bello vedere come la mamma accudiva questi tre gattoni. E li spostava e li spronava a fare determinate cose, mentre loro, come perfetti bambini disciplinati, andavano avanti a giocare. Sudafrica. Come esperienza personale potrei dire che sono necessari almeno 12-15 giorni. Noi abbiamo fatto una settimana dentro il Kruger ed effettivamente è tanta, nel senso che di solito vengono proposti 2 o 3 giorni nelle riserve private, però per godere al massimo, secondo me, di questa esperienza, consiglio proprio il noleggio della macchina e il percorrere il Kruger da soli e andare all'avventura. Il viaggio è molto lungo e quindi per quello consiglio i 15 giorni. La cosa positiva è che scendendo non si ha fuso orario, però ci sono più di 10 ore di volo e ovviamente aumentano se si scende a Cape Town. Noi ci siamo andati a ottobre e devo dire che era un periodo abbastanza positivo per le temperature. C'era una grande escursione di notte. Il periodo migliore ovviamente è la nostra primavera. Noi, avendo fatto un fly and dry, siamo riusciti a avere dei costi contenuti. È ovvio che se invece si è seguiti passo per passo all'interno del continente, i costi cambiano. Di solito si propone comunque 3-4 giorni a Cape Town e 2-3 notti nelle riserve private. Nell'immaginario collettivo il Sudafrica viene pensato come un paese pericoloso. Io questa pericolosità non l'ho percepita. Tutti i 600 chilometri che ho fatto da Johannesburg al Kruger ho trovato invece pace, una tranquillità immensa. È ovvio che città come Johannesburg possono avere quartieri di pericolo e quindi è meglio evitare. La zona che si dice sia più tranquilla, meno soggetta a pericolosità è Soweto. Il Sudafrica ha tante anime, quella selvaggia, l'impattante, colorata, l'impatto con i tramonti e gli animali, i Big Five all'interno del Kruger o dalle riserve private. Poi c'è l'altra Sudafrica, quella più impattante, quella più forte, quella che ha segnato il popolo sudafricano, è l'Africa dell'apartheid. Tu vedi in questo popolo la voglia di riscatto, quindi il Sudafrica più che altro è un incontro.